Bentrovati, bentrovato Nico Cerri, collega del Polo Tecnologico Lucchese. Oggi sei qui per parlare del cosiddetto bando voucher, un'iniziativa legata al progetto RETIC, ma se non erro ne avevamo già parlato. Sì, bentrovati a tutti. Ne avevamo in effetti già parlato qualche mese fa, però oggi forse è opportuno fare un ripasso perché nel frattempo abbiamo anche modificato il bando per quanto riguarda gli importi che mettiamo a disposizione dei beneficiari che ne vogliono usufruire. Allora, appunto, andiamo per gradi, facciamo un ripasso prima di parlare proprio di questi cambiamenti. Che cos'è intanto il bando voucher? Il bando voucher, come hai detto te, è un'attività, è un'iniziativa nata nell'ambito del progetto transfrontaliero RETIC ed è un bando finalizzato a sostenere gli investimenti che vengono fatti da aspiranti imprenditori o imprese innovative che non hanno più di 24 mesi di attività, quindi start-up, in ambito nautica, energia e turismo e che intendono sviluppare dei prodotti comunque legati al mondo digitale utilizzando tecnologie informatiche. E quali sono i servizi oggetto del contributo? Per gli aspiranti imprenditori, in particolare lo sviluppo del progetto imprenditoriale, quindi la redazione del business plan, la validazione del progetto o insomma, tutti i servizi legati appunto all'avvio dell'impresa. Per le imprese ci sono tutta una serie di servizi legati allo sviluppo di un progetto tecnologicamente valido e sostenibile, che possono riguardare la brevettazione, la preparazione di una certificazione, comunque sono tutti elencati poi nel nostro bando. E per entrambi la possibilità di visitare eventi, mostre commerciali, fiere di settore che si svolgono in tutti i territori interessati dal progetto transfrontaliero RETIC, quindi che si svolgono nell'area costiera della Toscana, in Liguria, in Sardegna, Corsica, nella regione francese del PACA. Bene, abbiamo fatto il riassunto, sei stato molto chiaro. Dici ora Speriamo. invece delle modifiche. Le modifiche che sono state apportate, quali sono? Abbiamo apportato una serie di modifiche importanti perché riguardano l'entità del contributo che mettiamo a disposizione degli aspiranti imprenditori o degli imprenditori che svolgono le attività di cui abbiamo parlato. In particolare abbiamo alzato la percentuale del contributo dal 50% al 90% e anche il massimale della somma che possiamo erogare. Nella prima versione erano 2.000 euro, adesso abbiamo alzato il contributo massimo ottenibile a 5.000 euro. E questo per quanto riguarda i servizi di preincubazione e di incubazione. E abbiamo poi aumentato anche il contributo per le attività di partecipazione alle mostre e fiere e per l'attività di visita delle mostre e fiere. In questo caso i massimali, gli importi si trovano poi specificati in dettaglio nel bando. Chi avesse quindi intenzione di chiedere il contributo, fino a quando può farlo? Può farlo fino al 31 ottobre di quest'anno, quindi il tempo è sufficiente sia per fare l'investimento che per fare la domanda. Tutta la modulistica a partire dal bando completo dove ci sono le istruzioni da seguire per poter fare la domanda e tutta la modulistica per poi presentarla operativamente sono disponibili sul nostro sito, come al solito, che è sempre www.polotecnologicolucchese.it. Quindi mi sembra che questa sia una raccomandazione importante. Leggete il bando prima di fare domanda per il Sì, contributo. è fondamentale per evitare quegli errori che possono poi, insomma, complicare l'iter di erogazione del contributo. Bene, ti ringrazio Nico, speriamo di Grazie averti ancora nostro ospite a casa tua in a te. Non ho dubbi che pratica. succeda. Arrivederci.